Cari amici, buongiorno, benvenuti al nostro nuovo incontro. Oggi vorrei presentare un'altra cartuccia ogivale, questa volta sempre in prospettiva dell'apertura, pensata per il colombaccio, ma anche per comunque animali grossa mole, come la pernice, la lepre, eccetera. Questa cartuccia sarà di 40 grammi, coricata con polvere IK6. Ogivale, questa cartuccia allora personalmente non ho avuto ancora modo di provarla a pieno, però ho visto le prove fatte da Gianni Paci, ho visto le bancature, sembra veramente molto interessante. Quindi per intanto ve la presento, poi appena avremo fatto le prove metteremo anche le prove rosate e vedremo se mantiene le promesse. Sembrerebbe che valga la pena provarla. Tra l'altro, il settino ogivale fino ad ora ne ho visti, ne ho messi pochi. Mettiamoci anche questo, vediamo un pochettino. Tutto quello che riguarda l'ogivale, in fondo, è una grossa novità, un po' per tutti. Allora, la composizione è la seguente: 127686, quindi un innesco di media potenza, Martignoni, 1,85 di K6 per 40 grammi di piombo. A questo punto utilizzerei il 5, che mi sembra adeguato dalla grammatura. 0,8 grammi di buffer, useremo il classico Bostik buffer che abbiamo utilizzato anche in altre occasioni. Borra Z2M21, quindi quella più lunga, e chiusura Paci PG. Andiamo un pochettino all'atto pratico. Andiamo un po'. Ho già messo a questo da qua un po' di otto, in questo caso non mi serve. Andiamo direttamente al piombo 5, che secondo me per queste grammature è sicuramente più adeguato. Ok, partiamo dalla polvere, la IK6, ecco, di cui qua ne ho un pochino. E allora, eccola qui. K6, 1,85. Ok. Perfetto, ho preso un bacio, ecco dove ho messo il mio imbutino, ok? Ora inseriamo direttamente, dopo aver controllato che è innescato col 686 e che non c'è altra polvere, con l'imbutino inseriamo la polvere, come abbiamo sempre fatto del resto. Bossolo carino, vero come stampato? Questo è stato stampato con una macchinetta tipo il Bosso di Colvini che ho acquistato da poco. Ancora non ve la presento perché devo imparare bene bene a usarlo, però sembra un buon prodotto. Vediamo un po'. Per ora sono ancora in fase di sperimentazione. Quindi polvere è a posto, lo possiamo levare. Andiamo al nostro piombo. Leviamo i pesi che non ci servono e mettiamo i 40 grammi che invece ci occorrono. Vi ricordo che quando si utilizza il buffer vanno pesati sia il buffer che il piombo separatamente, e ovviamente il buffer verrà inserito all'interno della cartuccia piano piano, in modo che, ecco, intanto inseriamo la borra, la Z2M, così la polvere non può più cadere anche accidentalmente. Sto utilizzando il piombo 5 nichellato. Dieci, 40 in tutto. Ok, qua.
Trombonica lato è una buona scelta, anche se costa un po' più dell'altro, però permette dei tiri un po' più lunghi perché mantiene la sfericità, perché è più duro. Quindi, se dobbiamo spendere qualcosa in più, lo facciamo per le cartucce di pregio tipo questa. E potrebbe valerne la pena. Oltre al fatto che anche esteticamente è più bello, ma dentro la cartuccia dell'estetica ce ne importa poco. Diciamo che siamo abbastanza a buon punto, anzi siamo perfetti. Bene, possiamo inserire. Piombo perfettamente inserito dentro. Ecco qua, vedete un po', vedete che il livello è salito un po', ma non importa perché poi dovremmo pressare sulla colonna di borraggio per poter effettuare la crimpatura, quindi scenderà un po' e poi risalirà per elasticità. Adesso andiamo a pesare gli 0,8 di Plastic Buffer, che dovremmo anche avere la cura di andare a inserire sul piombo. Ragazzi, questa è una variazione un po' antipatica, nel senso che chi vuole caricare velocemente si trova a dover fare una pesatina in più, soprattutto un'operazione di assemblamento in più. Quindi a volte mi domando se ne valga la pena, però se dobbiamo fare molte cartucce può essere fastidioso, se dobbiamo fare poche cartucce da riservare a pochi colpi l'anno, a salvaggine di pregio, poter guadagnare qualche metro di portata, avere un abbattimento invece di un ferimento, secondo me valgono qualche piccolo sforzo in più. Quindi facciamolo. Attenzione ragazzi a non respirare la maglia, questo è polvere di plastica, quindi bene non ne fa, quello che entra nei polmoni non esce più, non lo dimenticate mai. E allora ci devo andare piano piano perché sennò allora, va piano piano scrollata in modo che lei va scendendo e si va assestando in mezzo al piombo. Possiamo metterlo un altro pochino. Quindi non tutta assieme, altrimenti rischiamo di farla finire di fuori e abbiamo maggiore più difficoltà nel nostro lavoro. Nel frattempo, se vi procurate un chiodino o, come nel mio caso, il manico di un cucchiaino molto stretto, incominciate a metterlo qua in mezzo in modo che lui, cioè il piombo stesso, si spostando, si crea gli spazi per far entrare la polverina. Ecco fatto. E va scendendo, man mano che va scendendo, va occupando gli spazi vuoti che trova. Tra l'altro, questa polverina ha anche il vantaggio che dà un po' di compattezza alla rosata e aumenta l'intasamento, quindi fa accendere ancora meglio la polvere. Questo però bisogna tenerne conto quando si carica. Ok, in linea di massima ci siamo, vedete, tutto in mezzo al piombo. L'ideale sarebbe utilizzare un bastone trasparente per controllare che sia ben assestato ovunque, ma io confido di sì. Ecco, cerchiamo di rassettarlo un poco e poi passiamo alla chiusura. Ok, passiamo pure alla chiusura. Per la chiusura, come sempre, utilizzerò i miei mezzi. Intanto mi aiuto con la mia macchinetta, sia per abbassare la colonna del borraggio con questo dado, e quindi scendere abbastanza da poter grimpare. Ricordiamo che poi l'elasticità stessa del bosso lo riporterà alto. Perfetto, come vedete,
La crimpatura è stata fatta ed è buona. Ok? E ora mettiamo la pressa pace e procediamo alla chiusura. Io, come sempre, cerco di contare fino a 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Chiudiamo opportunamente. Dovrebbe essersi a questo punto raffreddato. Ok. A questo punto direi che ci siamo. Ecco qui, la chiusura è avvenuta e mi sembra anche abbastanza buona. La cartuccia è pronta e non ci resta che provarla e vedere se effettivamente meritano di essere replicata. Comunque, dai dati di Gianni Paci sembrerebbe proprio di sì. Prossimamente, appena farò le prove, posterò tutte le foto delle rosate e giudicherete da voi. Un saluto, a presto, ciao! Ok, K6 ogivale, distanza 30 metri, su cartone. Direi che il centro non è male, così si può però apprezzare meno. Ah, la bottiglia che avevo piazzato dietro si è distrutta. Ecco, da questa parte si può apprezzare un po' meglio la rosata, che in effetti era più dal lato destro, perché quello è il punto dove ho mirato. Ok, diciamo che nell'insieme non è male, anche se c'è qualche piccolo vuoto a sinistra, però non è granché. La parte centrale della rosata è abbastanza buona.